Che c'è tra noi e te, Gesù? Che cosa vuoi da noi? Questa frase un po' acida denota un rapporto con Gesù. O ti innamori o lo allontani, o lo eviti, o lo ami o lo odi, o ne riconosci la grandezza oppure fai di tutto per nasconderti. Un'espressione appunto che prende le distanze, un modo utilizzato per obiettare, per segnalare quanto magari ti senti infastidito da un intervento di una persona o per segnalare l'intenzione di dire: senti, stai nel tuo, io sto nel mio e prendiamo le distanze. Interessante che questa stessa frase era stata usata da Gesù nei confronti di sua madre, alle nozze di Cana, quando Maria disse: non hanno più vino, come a dire a Gesù: ma come, non ti interessi di una cosa così importante? Eppure Gesù è infastidito e non vuole che Maria si intrometta in quelle che devono essere le sue attenzioni. In questo Vangelo, invece, nel Vangelo di Marco, questa espressione la troviamo pronunciata da uno spirito impuro. Che cosa dice questo spirito impuro? Si rivolge a Gesù quasi a sottolineare la sua diffidenza, la sua paura, il timore nei confronti di lui che è il Santo di Dio. E oggi questa domanda riecheggia anche in tutti noi. Noi, che cosa abbiamo a che fare con Gesù? Cosa c'è tra noi e lui? Ecco, c'è un legame inscindibile, c'è qualcosa che ci unisce e che ci rende inseparabili. E questo legame ha a che fare con un altro legame, ancora più forte, quello tra Gesù e il Padre. Un rapporto unico che dice l'amore, un rapporto che è l'amore e si chiama Spirito Santo. Ecco perché è un legame molto forte, molto coinvolgente, ecco perché tutti avvertono e anche noi avvertiamo e ci rendiamo conto di quanto Gesù sia di una forza travolgente anche per la nostra vita. Quella forza che lui emana ci tocca, in qualche modo ci fa sentire coinvolti. Perché? Perché può trasformarci, può trasformare ogni persona, liberandola dal male, da quelle catene che molto spesso appesantiscono. Un male che a volte logora, una sofferenza che ci rende impossibile e lontana la serenità. Quanti sono i nostri mali? Quante volte noi ci sentiamo afflitti dal male? Queste nostre catene, per ognuno differenti, diverse, ma che ci fanno quasi cadere a terra o comunque ci tengono fermi, immobili. Quante volte siamo afflitti? Eppure noi cerchiamo solo serenità. Noi cerchiamo solo di poter vivere e cerchiamo un briciolo di gioia. Ma quel legame, in quel legame di forza, di gioia, noi troviamo la vera luce. Ecco, la voce di Gesù è quello spazio caldo e accogliente nel quale noi ci sentiamo accolti, ma sentiamo anche una chiamata alla conversione, a un cambiamento di vita. Perché? Perché non può esserci un ascolto vero senza frutto, senza che porti frutto dentro di noi. Perché è così importante che noi ci coinvolgiamo con Gesù? Perché è una cosa del tutto singolare. Gesù è il messaggero, ma è anche il messaggio. Lui è il Verbo di Dio, la parola di Dio. Ecco, quella parola ci tocca nel profondo e ci trasmette una forza che ci libera, una forza liberante. E noi riscopriamo quindi che siamo chiamati semplicemente in questo tempo ordinario, segnato da tante cose straordinarie. Purtroppo siamo chiamati ad accogliere la vita, ad affrontare la vita e a servire la vita. Potrà sembrarci troppo difficile questa impresa per noi, eppure possiamo farcela con questa forza che viene da Dio. Questa forza che ci accompagna, ma allo stesso tempo ci libera, una forza molto potente. Vivere il Vangelo vuol dire questo: riconoscere Dio presente con la sua forza nella nostra vita. E vuol dire anche riprendere quel dialogo con Lui che chissà quante volte abbiamo iniziato e abbiamo lasciato sospeso. Ecco, è arrivato il tempo di riprenderlo. È l'ora buona, è il tempo favorevole. Non vogliamo più mettere da parte il Signore, non vogliamo indurire il nostro cuore, ma dare il nostro cuore di pietra a Lui e ritrovare un cuore di carne.